Allora, mister, com'è andata questa settimana con la squadra dopo questa bella vittoria chiaramente che serviva come il panico? Bene, siamo un po' acciaccati rispetto alla partita di Fiorentino, però ci stava perché è stata una battaglia, quindi è stata una partita molto sofferta e i ragazzi hanno dato tutto, quindi ci sta qualche ragazzo mezzo e mezzo, diciamo, no? E quindi stiamo recuperando un po' tutti. Siamo però abbastanza fiduciosi, è stata comunque una settimana un po' più positiva e ragazzi spero che acquistino consapevolezza della loro forza. Ieri è arrivato, ieri è venuto a trovare anche il presidente, mi sembra di aver capito, che cosa vi ha detto? Sì, è contento di com'è andata, è contento della reazione dei ragazzi, comunque lui ci tiene molto pure a lo stato psicologico della squadra, quindi quando li vede a terra insomma li sostiene, non è una, è una persona che tendenzialmente tende sempre a essere positiva, a guardare al futuro, a dare positività, non a imprimere negatività all'ambiente, quindi è stato molto, secondo me, bravo a dare i giusti input alla squadra. A caricarti, insomma. Sì, sì, quindi sì. Domenica si va a Frascati, un'altra bella situazione positiva, no? Situazione positiva non tanto, nel senso che andiamo positiva a positiva nel senso che è stimolante andare, sì, a Frascati. Sì, è bellissimo, però giocare tutte le domeniche con la prima in classifica inizia a essere tosta. E l'affronteremo, speriamo, come la gara di Coppa, con quello spirito, con quella voglia, con quella determinazione. Abbiamo tutte le carte in regola, secondo me, per fare una grande partita. Anche loro vengono da una grande battaglia vinta a Sora e nulla, ce ne andremo a giocare con tutte le nostre possibilità, chiaramente attuali. Poi speriamo, insomma, pure di integrare qualcosa col mercato e di rendere questa squadra sempre più competitiva possibile, di rimediare agli errori che ho fatto e che abbiamo fatto inizialmente. A livello di mercato quando si parte? Il primo dicembre? Sì, credo che si apra il primo dicembre con i trasferimenti e poi con i svincoli da metà dicembre, però sì, dobbiamo fare le scelte ponderate, scelte mirate, senza farci, insomma, prendere dalla fretta. Sempre squadre, sempre elementi che arriveranno giovani, insomma, no? Sì, non è detto, pure qualcosa di esperto, insomma, che comunque possa integrarsi bene con questo tipo di rosa, di gruppo. Bocca al lupo. Grazie.